il futuro sindaco di Roma, no? Con Virginia Raggi, buonasera. Virginia Raggi, buonasera. Grazie dell'invito. Eccola là. Allora chiariamo subito, scusa, perché sempre devo fare questa domanda. Avvocato o avvocata? Avvocato. Avvocato. Avvocato, va bene, avvocato. Ma la Boldrini che direbbe? Direbbe Boldrini, avvocata, però. Vabbè, lasciamola parlare. Lasciamola parlare, beh, giusto. Mi sembra che non sia molto in linea con tutte le intemerate della Presidente della Camera su Presidentessa. Sono problemi secondari questi, secondo lei, di nome? Guardi, secondari è dir poco. Concentriamoci sui problemi reali. Giusto, infatti dobbiamo parlare del vostro programma per Roma. Insomma, la campagna elettorale è iniziata dopo aver vinto appunto le consultazioni del Movimento 5 Stelle. Si sono appena concluse quelle del Partito Democratico con un sacco di polemiche, anche su Roma. Questa faccenda delle schede bianche, prima erano 3.000, ora sono 500. Che dice lei? Ma dico che in realtà questa polemica non ci appartiene, forse non ci stupisce. Diciamo che il Partito Democratico si ostina a fare queste primarie un po' una buffonata: su Roma le schede bianche, su Napoli i brogli, a Milano i cinesi. E via così, insomma. Forse se prima o poi vorranno chiarire i numeri, noi insomma ne prenderemo atto. Ad oggi questa operazione di trasparenza della quale parlano, loro vogliono fare tanta trasparenza, ma non sono trasparenti neanche a casa loro, insomma. No, effettivamente è stata una figuraccia, però su una cosa io non sono d'accordo, quando lei dice i cinesi a Milano, ma se i cinesi risiedono a Milano sono milanesi come gli altri, avvocato. Assolutamente, se non che sembra che, insomma, ci sono foto e testimonianze che inducono a ritenere che molti di loro sono stati coartati, cioè, o meglio, indirizzati a votare un nome piuttosto che un altro, che è un po' come chi si ferma fuori dal seggio e dà un euro perché si voti una determinata persona. Ecco. Nulla rispetto contro i cinesi o altre persone che votano, però dare un'indicazione di voto molto precisa quando il votante, l'elettore non sa chi votare, insomma. Anche perché lei, no, avvocato Raggi, quando fa campagna elettorale, immagino andrà anche nei quartieri dove stanno i cinesi, no? Immagino, assolutamente. Però una cosa è votare liberamente, che è giustissimo. Un'altra cosa è imporre il voto a qualcuno, magari promettendo chissà cosa, no? Ma questo chissà cosa avranno. Non lo possiamo sapere, però la buttiamo lì, insomma, così tanto per dare l'impressione che qualcosa non funzioni. Sono state fatte delle figure terribili. Che impressione, però si parla di candidato che è molto vicino alle istanze di una determinata fascia di popolazione, per cui va benissimo, ripeto. Se a loro va bene così, questo è il loro concetto di democrazia. Noi ormai, come dire, ci stiamo facendo il callo, ne prendiamo atto. Per noi la democrazia è altro. Ecco, però io devo farle subito un'obiezione. A Napoli hanno votato, cliccato 588 iscritti al movimento. Ma mi sembra una cifra, devo dire, molto deludente, avvocato. Adesso non sto parlando di Roma, ma 588 persone che neanche fanno la fatica di uscire di casa, cliccano e determinano chi sia il candidato. Non mi pare un grande successo, avvocato. Guardi, il successo, o meglio, la difficoltà di riaccostarsi alla politica, noi la stiamo vivendo in tutte le città e in tutti i livelli. Purtroppo, e non è retorica, ma questi ultimi anni di mala politica hanno veramente allontanato tante persone. Per questo noi cerchiamo tutte le settimane di stare per strada con i nostri infopoint, cerchiamo di riavvicinare le persone a una politica sana, a un bel modo di fare politica. A noi piacerebbe che le persone si rinnamorassero del concetto e della voglia di fare politica. Noi questo stiamo cercando di fare, e questo sarebbe molto lo facciamo bello. In maniera propositiva, perché da noi, da sempre, noi siamo nati come gruppi spontanei che cercavano di ragionare su problemi, per cui quando scriviamo il programma con i cittadini, e quindi tra noi, è già questo è un primo segno di partecipazione. Lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto prima del 2013, poi abbiamo ripreso quel programma, lo abbiamo arricchito con quelle che erano le nostre esperienze nell'arco dei 2 anni e mezzo di consiliatura, sia in Campidoglio che nei municipi. Abbiamo continuato ad arricchirlo con le ulteriori istanze che venivano dal territorio. Cioè, la partecipazione si costruisce giorno per giorno, e non è cosa facile. Non lo è. Lei ha citato il programma, avvocato. A proposito di programma, il primo punto che è stato votato online è la viabilità. Ecco, ci spiega cosa si intende per viabilità. Tutti sappiamo cosa non è la viabilità, perché la viviamo quando siamo a Roma. Cosa intende lei? Cosa fa per la viabilità? Beato, cioè, lei in pratica... che la vive solo a tratti quando è a Roma. Ma faccio il pieno del vuoto, il vuoto del pieno, insomma. Cosa si intende?
A Roma si intende per mobilità, quello che noi vogliamo fare sulla mobilità è rivitalizzare tutta la mobilità pubblica, perché in una città estesa come le 7 più grandi città d'Italia, e che peraltro si è sviluppata in maniera difforme, per cui noi abbiamo dei quartieri, per esempio centrali, dove ci sono delle strade molto piccole, altre dove ci sono strade che si incrociano in maniera perpendicolare, le periferie che vedono delle aree vastissime, ecco, noi abbiamo una eterogeneità di territorio e un'estensione del territorio che non rende semplice sicuramente uno sviluppo armonico della mobilità, però questa difficoltà è stata un po' cavalcata da tutte le amministrazioni per evitare di andare a portare un servizio efficiente in tutte le parti della città. L'amministrazione Marino l'ha addirittura tagliata. Quindi che cosa vogliamo fare noi? Una cosa molto semplice: iniziare a reintrodurre e ad acquistare più autobus, perché abbiamo un parco di mezzi circolante di circa 1500, dei quali peraltro oltre 200 si rompono tutti i giorni, quindi non escono. Sì. Le periferie, considerate che a Roma prevalentemente ci si sposta dalla periferia al centro per lavorare, ecco, le consolari o le grandi strade che appunto consentono questi spostamenti debbono essere coperte dai mezzi pubblici, altrimenti le persone la macchina non la lasceranno mai a casa. Ma certamente, però, i tempi sono enormi anche con i mezzi. Sì. Quando si parla di il primo esempio, poi ovviamente bisognerà anche creare delle strutture adatte a questi mezzi pubblici, quindi creare delle corsie preferenziali. Talvolta si sta ragionando anche su corsie preferenziali a tempo, perché non tutte le strade sono sufficientemente larghe da prevedere o comunque da averne necessità. Ma i soldi ci della sono, permanente destinazione di una corsia preferenziale, no? Mettere i semafori intelligenti, cioè rendere la città più semplice, più vivibile per i cittadini. Non è la scoperta della ruota, mi rendo conto. No, non lo è. La banalità della soluzione che forse la rende vincente, no? No, banalità però, avvocato, fino a un certo punto, perché tutto questo si traduce in soldi, più mezzi, occorrono anche più personale che li faccia funzionare, più personale che li ripari. Lo so che lei mi dirà, elimineremo gli sprechi. L'economica attuata è drammatica, ma è comunque possibile riprenderla, perché bisogna rimettere i conti in ordine. Lei consideri, se mi consente, che ATAC, le do i dati del 2014, perché quelli del 2015, come sa, ancora non sono disponibili. Nel 2014 ATAC aveva un ammontare di ricavi pari a 1,1 miliardi e un ammontare di costi pari a 1,2 miliardi, con una perdita d'esercizio di oltre 100 milioni. Non è tantissimo, si può assolutamente agire. E le leve sono, da un lato, l'aumento dei ricavi, per esempio i biglietti. Noi sappiamo che c'è un'evasione stimata di circa 100 milioni di euro l'anno. Allora, se già ricominciassimo a reintrodurre i controllori sugli autobus, potremmo iniziare ad abbattere questa quota di evasione che va a incidere in maniera negativa. Avvocato, reintrodurre i controllori vuol dire assumere però centinaia di persone. No, non vuol dire assumere centinaia e centinaia di persone. No. Vuol dire semplicemente magari riorganizzare i dipendenti. Consideri che ATAC ha circa 11.000 dipendenti, non sono tutti autisti. Gli autisti giustamente fanno gli autisti, altri hanno altre funzioni e non tutte peraltro sono organizzate in maniera efficiente, quindi bisognerà riorganizzare il personale anche attraverso il loro, come dire, la loro collaborazione, proprio per rendere l'azienda più efficiente. Nei confronti di quelli che noi giornalisti, che siamo gente rozza, chiamiamo i fannulloni, io mi butto, tanto c'è sempre qualcuno che ci raccoglie da terra, qualche samaritano c'è sempre. Come fate con i fannulloni? Perché lei ha sollevato anche il problema degli infingardi, degli infedeli, quelli che non si presentano. Allora non facciamo di tutta l'erba un fascio. Allora, poi lasciamo perdere il fascio, che a Roma è pericolosissimo, lasciamo perdere il fascio. Considerate che, ripeto, la prima cosa da fare è capire come, tecnicamente si chiama allocazione dei dipendenti, quindi come sono organizzati, che cosa fanno. E questo perché, quando ci sono dei dipendenti che sono male organizzati, alcune unità lavorano poco, altre lavorano più di quello che dovrebbero. Quindi già a livello lavorativo per i dipendenti non è corretto. Quindi una riorganizzazione del personale è necessaria affinché tutti lavorino giusto. Senta, allora abbiamo notizie che arrivano, sembra, dal fronte di Ignazio Marino,
che dice che si ricandida. Pare che sia deciso a ricandidarsi. Le sembra proprio. A volte ritornano. A volte ritornano. Ora. Però dice che insomma c'è ancora un buon seguito l'ex sindaco Marino. Insomma, un po' è una candidatura da temere oppure per voi no? Guardi, Marino ha già dimostrato nei 2 anni e mezzo precedenti cosa ha saputo fare e credo che i romani insomma, abbiano capito. Ma questa storia pure delle cene con le. No? C'è una indagine per peculato dalla Procura di Roma su. Insomma, secondo voi è una cosa marginale oppure una cosa seria? Insomma, da tenere conto? Guardi, per noi la cosa seria e la cosa grave è che il PD si ripresenti ancora a queste elezioni. Vabbè. Qualunque forma voglia assumere. Non è una battuta, diciamo che in questi ultimi 2 anni e mezzo veramente è successo di tutto e adesso stanno cercando di riparare con, non voglio dire una foglia di figo perché sono tante, si ripresentano con tante facce sperando che le persone in qualche modo ci ricattino. Che cosa volete dire? Lei ha visto che nelle ultime ore, curiosamente, lei ha raccolto, non dico l'investitura, ma certamente molte parole buone da parte di inaspettate persone. Salvini ha detto che se ha un ballottaggio voterebbe per lei piuttosto che votare per il PD. Berlusconi oggi l'ha fatto un grande elogio, un grande avvocato, una persona così simpatica, così intelligente. Ma improvvisamente la destra si è innamorata del 5 Stelle? Guardi, non lo so, non le so dire. Noi andiamo avanti con le nostre proposte che peraltro sono praticamente sempre quelle che andiamo ripetendo in Parlamento, che diciamo in comune ormai da anni, in tutti i comuni, se queste proposte sono ritenute, piacciono, mettiamola così, sia a destra che a sinistra, ci voteranno sia a destra che a sinistra, noi non facciamo alleanze, andiamo avanti per la nostra strada, ma insomma, possiamo impedire alle persone di votare come vogliono. Ma comunque per il solito, Raggi non è soltanto telegenica, ora non riesco a fare l'imitazione ma è anche un bravo avvocato, insomma, un complimento se lo prendo o no almeno da Berlusconi. Non so come possa dirlo, però... Cioè, che nel cosa senso, le devo dire? Ma per via del telegenico o dell'avvocato? No, telegenico lei lo è. Insomma, Berlusconi coincidono, le due cose coincidono. Va bene. No, questo mi riaggancio anche alle polemiche che ci sono state sul curriculum, sul famoso stage insomma dello studio Previti e San Marco. Praticantato è la parola giusta. Si chiama proprio così. È così. Insomma, dal punto di vista di quella vicenda lì, poi alla fine c'è stata la polemica sul fatto che l'avesse messo o no nel suo curriculum, no? Quello era un po' il punto, ce lo può chiarire questa cosa? Ma sì, in realtà generalmente non si mette mai lo studio, gli studi presso i quali si svolge la pratica forense, a meno che non sia lo studio poi nel quale si continua a lavorare. Okay. Quindi semplicemente non l'ho messo. Ho capito. Però forse adesso a cose fatte lo può riconoscere. Non ci sarebbe stato niente di male a metterlo, anche perché lei lo sa, queste cose poi vengono riesumate, vengono lanciate contro, diventano parte del fango. Se lei l'avesse messo non sarebbe successo niente, non credo. Ci sono dei giornali, per esempio dei giornalisti, anche certamente non ostili a voi, che hanno detto bisognerebbe addirittura rifare le comunarie, le primarie, sapendo che lei ha lavorato in certi studi. Se l'avesse messo non sarebbe, sarebbe passato inosservato. Sì, non lo so, ripeto, generalmente non si mette e quindi io non l'ho messo. Questo punto allora è anche giusto, diventa anche corretto iniziare a dire che tutti gli studi con i quali si è collaborato visto che c'è poi il segreto professionale, in teoria dovremmo anche svelare quali sono i clienti che abbiamo difeso. No, questo no. Lei, questa è una tipica risposta d'acqua, via. È una tipica risposta astuta d'avvocato, ragione Berlusconi, come avvocato. Però sulla viabilità, viabilità. Io ho una cosa sulle buche, devo chiedere delle buche all'avvocato Raggi. Il problema delle buche è che a Roma diventa problema di governo, cioè vi rendete conto a che livello di degrado è questa città? Quindi il punto è questo, quello che peraltro ci ha svelato una indagine di dicembre è che anche il problema delle buche, quindi gli appalti per ricoprire le buche, erano truccati. Sono stati arrestati 7 funzionari di un ufficio tecnico di Roma più altri 18 dipendenti, ex dipendenti, sono in qualche modo stati indagati per questa vicenda degli appalti falsi che pesavano per circa 16 milioni di euro. E qual era l'intoppo qui? L'intoppo era che le ditte pagavano questi funzionari per non far fare controlli.
in assenza di controlli potevano stendere un manto di asfalto inferiore a quello necessario, potevano scavare meno del necessario, insomma andavano a risparmio sui lavori. Allora anche il problema delle buche, che io non credo che nessun'altra città italiana o del mondo sia un problema da elevare a programma, e a Roma diventa una questione fondamentale perché ci perché sono le simbolo, anche sulle perché buche. È un simbolo, sì. È un simbolo. Ci sto per finire dentro il motorino una buca stamattina. Ma chi se ne frega vicino di a Piazza te, Re di Roma. Ma chi se ne importa di te? Ma vai a piedi, ma il motorino. Mi raccomando, Piazza di Re di Roma, avvocato Raggi, se venisse eletta. No, vabbè, questo è un conflitto di interessi nella zona dove vivo io. Vabbè, insomma, però Marchini ha detto: 5 Stelle non va bene perché insomma siete organizzati come una riunione di condominio perenne. E il problema della squadra. Lui dice: ci vuole la squadra, no? La squadra e in fondo l'obiezione anche a Marino è che faceva un po' tutto da solo e non ascoltava. Voi avrete dei tecnici, delle persone esperte di amministrazione con cui circondarvi una volta conquistato il Campidoglio? E chi sono queste persone? Chi potrebbero essere? Allora, noi già abbiamo persone esperte che ci aiutano da prima della nostra elezione nel 2013, in parte sono persone che lavorano all'interno dell'amministrazione, in parte sono anche professori, sono esperti di vari settori che ci aiutano a scrivere il programma e a capire quello che succede, a interpretare gli atti, e ci hanno aiutato in questi 2 anni a crescere e continuano e continueranno ad aiutarci, a supportarci. Peraltro vorrei dire a Marchini che, ripeto, noi non l'abbiamo mai visto in Campidoglio nei 2 anni e mezzo di consigliatura. Forse i suoi elettori dovrebbero pensare bene quando mettono la croce sul simbolo, che se dovesse perdere anche questa volta non si farà vedere in Campidoglio, perché evidentemente non si corre perché si ama Roma, ma si corre solo per vincere, forse in casa. Il famoso complotto della sua amica e collega di partito Taverna, quella per farla vincere a tutti i costi, così il Movimento 5 Stelle va a sbattere contro l'irrisolvibile e millenario problema di Roma. C'è un complotto per farla vincere, Salvini, Berlusconi, il PD che fa però ne stanno combinando di tutte, purtroppo, come al solito, le parole siano state non solo travisate, siano anche state un po' ingigantite dai giornali, non me ne vogliate, mi sembra che la campagna stia entrando nel vivo. Io però ho una fissa, essendo appunto un periodico, io sono anche, tra l'altro, pensi il buffo, io vivo all'estero e posso votare per le elezioni politiche italiane, pago le tasse a Roma, essendo, ma non posso votare per il comune di Roma, è la buffa legge elettorale italiana. Ma c'è una questione, una buca sulla quale tutti i sindaci sono andati a rompersi, una sospensione della macchina, i taxi, adesso in più si è aggiunta la vicenda di Uber. È un'amministrazione comunale a 5 Stelle sulla faccenda taxi, licenze, Uber, come si colloca? Ma la vicenda è nota e peraltro siamo in contatto già da tempo con, pensi che solo i tassisti hanno oltre 22 sigle sindacali. Pensi il panorama e l'eterogeneità benvenuta al governo. Siamo già in contatto con loro e cercheremo di avviare un tavolo, cosa che probabilmente l'amministrazione sembra non aver mai fatto, però sicuramente c'è un problema, per esempio, di turni che debbono essere riorganizzati per renderli più funzionali per loro e per i cittadini, ci sono problemi di viabilità per gli stessi taxi e un problema anche di concorrenza sleale, non solo con Uber adesso si mette, ma anche con altri operatori presenti sul mercato che in qualche modo erodono fette di mercato a chi una licenza l'ha regolarmente pagata. Ci sono tanti temi da affrontare. No, certo. Ma perché altri non possono avere il diritto di organizzare un sistema di trasporti? Cioè, perché c'è questa diritto senza dubbio, però all'interno delle regole. Bisogna rispettare le regole, perché se poi la regola che vige è quella del più forte o quella del più furbo, lei capisce che chi invece rispetta, questo poi è un problema tutto italiano, chi rispetta le regole si adegua spesso, in qualche modo non riesce a ottenere il risultato perché qualcuno più furbo di lui lo ha scavalcato, lo elevi a sistema e lo troverai in ogni settore. Quindi forse il rispetto delle regole, ripartire da cose base, serve per far funzionare una città quanto un paese. Io ho un'ultima cosa prima di salutarla e di ringraziarla per la sua cortesia. Ho letto, credo che l'abbia scritta lei poche ore fa,
Ripetendo una cosa che ha detto Nogarin a Livorno, siccome avete dei debiti giganteschi a Roma accumulati dalle gestioni passate, noi non pagheremo i debiti fatti dal PD. Cioè, che succede quindi? Manderete delle aziende in fallimento? Farete come Nogarin con l'AMS? Cosa vuol dire non pagherò i debiti accumulati? Allora, qui la questione non si tratta di AMS, che era un'azienda municipalizzata, qui si tratta del debito di Roma, no, che è una cosa un po' diversa. La slogan era quello, non pagheremo i debiti del PD, quello era lo slogan di Nogarin. Allora, dobbiamo capire come è stato fatto questo debito. Lì si trattava di un'azienda partecipata, qui noi abbiamo una sorta di bad company, che è la gestione commissariale, nella quale dal 2008 sono stati fatti confluire i debiti delle precedenti amministrazioni. Quello che noi ripetiamo da 2 anni e mezzo, da quando siamo entrati nelle istituzioni, lo facciamo l'abbiamo fatto sia noi come ex consiglieri capitolini, sia lo stanno continuando a fare i nostri parlamentari, è quello di fare chiarezza su chi abbia creato questo debito, come e perché. Perché in realtà ritrovarsi un debito che oscilla, ovviamente non avendo mai visto le carte, noi dobbiamo riprendere i numeri che di volta in volta ci vengono forniti, ma che oscilla tra i 12 miliardi e i 16 miliardi di euro, senza sapere perché e per come, lei capisce che è assurdo, anche perché tutto questo si è già tradotto in una tassa su tutti i cittadini italiani di 300 milioni per tutti gli italiani, 200 milioni per i cittadini romani. Sì. Ogni anno paghiamo, sì, a diminuire i servizi. Perché ho capito, ma ci sono, cosa ne facciamo? Il fatto che abbiamo capito come sono stati prodotti questi debiti non vuol dire che non ci siano, avvocato. No, assolutamente non vuol dire che non ci siano, però vuol dire che probabilmente c'è qualcuno che potrà essere chiamato a rispondere di questi debiti, perché un problema grandissimo che abbiamo noi è che qui in Italia nessuno è mai responsabile di nulla e tutte le responsabilità anche economiche vengono fatte ricadere sulle spalle dei cittadini, come tasse e diminuzione dei servizi. Lei capisce bene che continuare a nascondersi appunto dietro i muri dei segreti istruttori, adesso l'ultimo che è stato opposto da Boschi è un segreto istruttorio su queste carte, come se esistesse un segreto istruttorio al di fuori del processo penale. Questo che cosa significa? C'è qualcuno che vuole proteggere persone che hanno portato di fatto gli italiani a indebitarsi in questa maniera preoccupante da qui al 2040. Quindi che cosa facciamo? Andiamo ad aprire questi conti e andiamo a vedere chi deve pagare. Certo. E se sono stati fatti errori da parte delle amministrazioni precedenti, lei pensa che Alemanno, Marino, Rutelli, Veltroni paghino quei debiti, avvocato? Pare un po' un sogno questo qui. Cioè, facciamo pagare a loro 2-3 miliardi di euro? No. Io penso che la responsabilità amministrativa, che è quella che presiede questo tipo di operazioni e che grava anche in capo a noi consiglieri, ora ex consiglieri, ma gravava anche in capo a noi, esista per una ragione e quindi deve essere perseguita. Altrimenti non ci sarebbe neanche la necessità di stipulare assicurazioni, perché tutti i consiglieri stipulano un'assicurazione proprio per eventuali casi di responsabilità amministrativa. Bene. Ma lei e 150... noi altrimenti diciamo che non esiste, però diciamocelo. Allora stanciamolo in maniera ufficiale, chi sbaglia in Italia non paga, però non diciamolo. Paga. Certo. Ma a proposito di pagare, i 150.000 euro, lei li ha già depositati, li ha già firmato che quel sono? Contratto? Ah, sono i 150.000 euro con... Assolutamente no. Non li ho, perché vede, quelli sono una sanzione per chi pensa di sfruttare il Movimento 5 Stelle come un trampolino per salire e poi passare in un altro partito. Io non l'ho fatto e non lo farò, perché mi riconosco solo nel Movimento 5 Stelle, altrimenti non sarei neanche entrata in politica. Piuttosto invece io andrei a chiedere, visto che siamo scesi a cifre così basse, così esigue, andrei a chiedere, se posso, dai vostri microfoni al PD di pagare i 170.000 euro che ancora ci deve dare per la sede di Via dei Giubbonari. I romani aspettano. A Fittopoli, certo, sì, siete ripartiti. Ho approfittato. Ha fatto bene. Quindi sappiamo ufficialmente che l'avvocato Raggi non intende né lasciare il 5 Stelle, ma neanche firmare il contratto da 150.000 euro. No, il contratto lo firmerò. Lei mi ha chiesto se avevo già depositato i soldi, ho detto non ce n'è bisogno. No, a parte pure averci, insomma. L'ho già firmato, ma non ho costituito un deposito, perché non credo ce ne sia bisogno. A parte mai porre limiti alla provvidenza, avvocato. A parte averci, buon lavoro. Va bene, allora, avvocato Raggi, grazie. Grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e buona campagna elettorale. Grazie. Grazie.